Pesce Azzurro Drive, mi dica. Sì, buongiorno. Vorrei 18 pasti da asporto, grazie. È una Marianne. Signora, ma chi c'ha a pranzo? Una squadra di calcio? No, sono in quattro. Quattro, sì. Ho sbagliato. Sì, gliela avanza tu. I mangiarò prima de gialette. Pesce Azzurro Drive, fatti guidare dal gusto. Cari amici di Rossini TV, oggi una grandissima puntata del Pesce Azzurro Quiz Show! Grandissime novità, grandissimi ospiti, grandi cose sensazionali, gente che viene da tutto il mondo, ma soprattutto c'è la nostra Miss Rosa della Cecchia! E Tomodi, che tardi, e quelle... Un applauso, la gente, un applauso, senti che robe! Buonasera a tutti, buonasera! Poi non solo, signora, c'è una grande novità quest'anno! Ecco, lei oggi è la soubrette, sappiamo... Cos'è la soubrette? No, io faccio la bidella! La bidella! Ho sempre fatto la bidella! La bidella, ma da oggi so che lei si è impegnata a fare una rubrica. Lei è andata in giro a scovare grandi... so che adesso si è messa a fare una nuova rubrica. Ed eccola qua, Cronaca di Rosa. Facciamo subito una grande introduzione a questa grandissima Cronaca di Rosa. Musica, vedete che roba? Ma cosa è la roba? Come? La nuova rubrica Cronaca di Rosa. Cronaca di Rosa? Ma signora! Ma chi l'ha detto che c'è? Abbiamo detto che facevamo questa cosa. Tu l'hai detto, ma hai costretto a farci... Come? Fregnaccia! Perché la Rosa... La Cronaca di Rosa. La Rosa è una caccianasa, va in giro in tutto il mondo. No, non è vero. E ha scoperto, guardate cosa ha scoperto. Sono solo curiosa. Su Breaking News, una notizia di oggi. Lo guarda, è Breaking News. Cosa ria Breaking News? Breaking News. Breaking News. News. George Clooney compra un appartamento. George Clooney, quello è bello. Ecco, è bella. Ancora un bel... È vero, signore concorrente? Con chi parla? Ho tre concorrenti stasera, una più allupata. George Clooney è bello. Ma chi è che la notizia è uscita anche in Inghilterra? Sul New York Times. Cioè, sul Times. Sul Times, guardate un po'. Giorgio Clooney, qua fatto. Non si vede, non l'ho letta più. Buy an apartment. Compra un appartamento. In Marotta. In Marotta. In Marotta. E chi è stato a scoprire questa grande notizia? È scappata. Sei peggio di Larry Blasi. Allora. E vediamo le notizie, guardate. Ecco, vedi? Io giravo con l'ape car. Ecco. Io c'ho l'ape car. Certo. Era di Franco, del mio marito, c'ho l'ape car. Ma guardi là. C'ho l'ape car, insomma, a un certo punto giro per Marotta, vedo un astomino bello. Vediamo la foto, Brizzolato, dico, ma questo mi sembra tanto Giorgio Clooney. Giorgio Clooney. Glielo chiedo, ma tu sei Giorgio Clooney? Yes, madame. Allora è lui. Ha comprato una casa a Marotta. Ma dove la compra? Nella piazzetta di Marotta, quella centrale? Nella piazzale Kennedy, perché questa piazza Kennedy, io Giorgio Clooney, America, ha comprato un appartamento. Quindi abbiamo un nuovo testimone di Marotta. Un cittadino di Marotta, Giorgio Clooney. Ecco, quindi Giorgio Clooney. Una grande notizia grazie alla Cronaca di Rosa. Vediamo un attimo di nuovo questa grande grafica. Mi diceva, la Cronaca di Rosa. Giorgio, insomma, io come l'ho scoperto, lui diceva Garagoio. Dico, cosa che diceva? Diceva, ma non è Garagoli. Ah, ho capito. Garagoli da Marotta. E l'ha chiesto a lei. Signore, un attimo, c'è qui a fare le cose. Ma allora è contente. Le vogliamo far entrare intanto? Adesso una alla volta. Cominciamo col gioco. Ci racconti questa storia, quindi Garagolo. Cosa Garagolo, lui era a Marotta, lui è voluto venire a Marotta perché gli piacciono i Garagoli. Giorgio Clooney. Certo. Senti, Garagoli, che c'è tutto il molaticcio alla fine. A lui gli piace. Io preferisco più i bombolini. Ho capito. Però lui. Perché il Garagolo c'ha clapendice de mocci, ma a me mi piace. Di mocci,
la clabaviccia, però sono buoni. Ma so. Iniziamo il gioco di oggi, abbiamo tantissimi ospiti e vi facciamo entrare la prima concorrente. Avanti la signora. Signora! Bella signora, guarda che bella! Venga qua! Vedi, tutta di verde vestita, guarda qua! Eccola! Faccia un giro! Guardi. Sembra una tega della fava, guarda, è vera. Cos'è che le sembra? La fava, la tega delle fave, prende le fave. Lella, ma come si chiama, signora? Signora! Sonia! Sonia c'è la risarola. E Sonia, e di dov'è lei? Di Pesaro. Di Pesaro. E cosa fa nella vita, Sonia? La bidella. Ok, lei! No! Ma sono collega, allora. Collaboratrice scolastica. Dice in bidella che se capisce mei. E dove lavora? Gabice Mare. A Gabice. Adesso in pensione. Anche io sono in pensione, da nanna. Io l'ho fatto tutte le scuole. Una volta, veramente, sono arrivata fino a Gradara, alla media di Gradara. Quindi poi magari vi siete anche incontrati, non si sa. Io sono più vecchia. Ho capito. E allora, signora, questa è di Pesaro, quindi Sonia? Dobbiamo... Sonia? Sposata, Sonia? No, sono vedova. Oh, anche okay, no. Io, ma com'è? Tutti... No, guarda. Io sono dal 2003 che è morto Franco. Anche mio Franco. Che anno era? 2018. È il 18, è più fresca. Io invece no, è dal 2003 un pezzo, ma comunque passata la prima mezz'ora dopo c'è torno in vita. Dopo tutti Armandi, perché è morto per pazienza. Signora, ma lei, così, sempre così. Senti, la vita è una, e il dolore è tanto, però dopo un bisogna po' bisogna andare avanti. E suo marito, cosa gli è successo? È morto una magnata di caplette. sì, poretto, lui era fugone, se dice fugone, sì. Mangiava sempre in fretta. E io una volta mi facevo con i capelletti, una volta mi sono stufata, lui mangiava sempre un chilo e mezzo di capelletti, tutti lui li mangiava. Una volta mi sono stufata, era caldo, l'estate, quello, ho detto, ti fa tre capelletti da mezzo chilo, tanto per te è uguale. Sono carne grossi, tre meloni, poretto, lui era fugone e ha cacciato su tutti, è morto. È strozzato, è morto. No, affogato in realtà, perché è cascato del boots del brod. Però vabbè, la vita va avanti. Va bene, e allora giochiamo al nostro grande Sonia, gioco. Siediti Sonia. Ecco qua. Allora il gioco consiste nel... tieni questo gelato, ma chi? Come funziona il gioco? Vicino, Sonia. Allora, ecco. Il gioco spieghi signora come funziona. Allora adesso c'è una slot machine che muscina i piatti, noi diciamo il via, si muscina, muscina, insomma quello. Noi diamo il via, viene fuori un piatto e noi dopo, tu devi scegliere uno dei sei pentoloni qua, dei sei punti vendita del pesciatore e sperare che dentro il tuo pentolone scelto ci sia il piatto che viene fuori. Via, al tre, uno, Pugliamo. Due, tre, vai! Ecco, ecco che gira la slot, smushi! Come ancora? È venuto fuori il risotto di mare! Allora, adesso Sonia, tu secondo te dove sarà sto risotto? Cattolica. Cattolica? Ah, Sonia, ha lavorato a Gabicce, va al Cattolica. Dai. Sei sicura, eh? È giusto. Allora, noi adesso, carissima, la mettiamo qua. Aspetta, te tengo io queste, perché sennò... Allora, adesso l'abbiamo messa qua. Sì. Come funziona il gioco? Tu adesso devi eliminare tutte quante le varie pentole. Una alla volta, sperando di non trovare il risotto. Hai capito? L'importante è che il risotto sia lì. Ricordati che tu, se ti senti in qualsiasi momento che voglio cambiare la pentola, mi sento che un'altra pentola è meglio di quella lì, la puoi cambiare. Un cambio è consentito. Quindi devi concentrare. Vuoi toccare le pentole, ti senti sicuro? Non c'è bisogno. No. Allora, cosa cominciamo a eliminare? Allora, eliminiamo Senigallia. Senigallia. Mi avvicino a Senigallia. Parte una musica di suspense. E vediamo se... C'è il risotto, no. C'è il risotto? No, c'è la frittura! No, c'è il fritto, allora andiamo avanti, Sonia. E allora, Sonia. Volta capentola, se no Sonia si confonde. Giusto, la giriamo così ecco, questa qua è stata già scelta. Eliminata. Ok. Eliminiamo, c'è il Rimini, take vai, il drive, come si chiama, e Fano. Allora, Fano. Eliminiamo Fano. Fano. Sicura, eh? Sicura. Elimina tutte le altre. Vuoi chiedere un aiuto da casa? No. Colore giallo. Colore giallo. Giallo. No, è made no, il risotto. Vedo della trasparenza. Ecco, è l'urina gialla. E la moretta! E la Vergine Maria! E ancora il gioco! E ancora il gioco! Ancora in...
ancora si sa. È ancora in gioco, e allora, Drive. Cosa eliminiamo? Away o Rimini? Rimini. 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 Sicura, eh? Voleva deciso, Sonia. Sicura, eh? Madonna. C'è risotto, no? Aspetti che sono la telefonata. Chi è? Mi è arrivata una telefonata. Questo è qualcuno. Porca che miseria, aspetti un attimo che adesso... Non mi riesco a collegare un attimo. Mo, ce l'hai o no sta telefonata? Sì, ho capito, ma mi squilla, ma non... Ecco, aspetta, eccola. Che silenzio, buonasera. Eccomi di nuovo qua, sono Terenzio Pagnini, organizzatore di eventi spettacolari di Pesaro. Di Pesaro. Allora... Io devo fare un'offerta fantastica per chiudere qui in gioco a concorrente. Dunque, se vuole Che cosa qui, un bel sugo e due chupa chups. Bella, Un sugo e due calecca? Un'offerta allettante. Mi offre? Faccia sapere, arrivederci. Al posto di una possibile vincita, super vincita... Le offre Pagnini un chupa chup. No, due chupa chup. Due chupa chup e un sugo. No, vado avanti. No, come? Non accetto la fantastica offerta del signor Pagnini. Vogliamo aprire Rimini. Apriamo Rimini. Come devo aprire? Cosa devo fare? La prima cosa detta è quella che è scelta. Ha detto che si rifiuta, vediamo se qui... Qua c'è? E non c'è il riso! Ha tenuto duro, nonostante la grandissima offerta del signor Pagnini. Andiamo avanti. Adesso c'è rimasto. Allora. O la pentola del drive-in o la pentola del... Cos'è quella? E vai. Cosa scegliamo? Take away. Verde speranza. Sicura, Sicura? Perché qui siamo vicini alla soluzione finale. Infatti, fa pendente. Sento un rumore. Adè chi è? Sento un rumore che viene dal mare. Cos'è? È il nautofono. Cos'è? È il nautofono. C'è la è il nautofono, c'è la nebbia. C'è la nebbia. Le signora, gli faccia vedere che bastimento sta arrivando. La signora, guardi di là, signora, guardi di là, signora. Con la signora c'è Rosa, nebbia, guardi. Cosa ha fatto? Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Aspetti un attimo che... Non va bene. Aspetti un attimo che usiamo questo per togliere la nebbia. Ecco. Cos'è? I ballottini fai tu. Allora, signora, è ancora convinta di prendere le vai? Sì. Si è cambiato. Vuol dire che c'era quel bong invece. Che cosa? Perché? Che è successo? C'è stata della nebbia? Non cambiava. Va bene, adesso proviamo il takeaway, dai. Andiamo a aprire il takeaway? Sì. Apri il takeaway. Finiamo il gioco. Ma hai cambiato tu, però, com'è? Io non so niente. No. C'è della crosta di pane. Le cotolette. Sono le... Le polpette. Le polpette, le polpette. C'è stato un... E quindi a questo punto? Adesso che facciamo? Ne manca una. E adesso che facciamo? Allora, se ce ne manca una. Signora Rosa, vi lascio concentrare un attimo. Scusi, questa? Questa è la nostra, sperando che ci sia dentro il risotto. E poi c'è il drive. Cosa sarà il drive? Niente. Drive. Cambiamo? Io non so niente, fate voi, pensate, ragionate, guardate, pensate. Sonia deve decidere. Drive. Vuoi aprire drive? O vuoi fare un cambio di pentola? Sei sicura? No, drive. Vuoi aprire deve essere qua, se no sì, non si vince cattolica. Niente. Non si vince niente. Sei convinta che è cattolica è lì? E allora? Vedem. Vogliamo aprire? Tanto, ormai è deciso. C'è stato un passaggio. Perché c'è stato in quel passaggio? Perché voi la stai ragionando? A far passare perché se vi faccio ragionare un attimo. Cambia la pentola, secondo me. Io, se vuoi chiedere un aiuto alle amiche da casa... Allora, perché... cambiamo la pentola. Come vuoi cambiare la pentola? Prima hai cambiato il coperchio. E allora? Nella nebbia. Cambiamo la pentola. No, dai, io rimango con cattolica. Decidete, dovete decidere cattolica, voi, non da me. Cattolica, vuoi chiedere alla sua amica, vuoi chiedere un consulto a casa? Cosa facciamo? Dai, ho scelto cattolica, E rimane cattolica. Allora, apriamo al via. Apriamo. Insieme. Al tre, apriamo insieme i contemporanei, io vengo lì con la pentola. Eccola qua, mettiamo uno di fianco all'altra. Vada proprio là, eccole qua. Adè. E vediamo se al tre...
Uno, qui ci devono essere il riso, e qui ci deve essere ben altro. Pronti, attenti, via! Oh, no, il riso è qua. Da là, e niente. Ai. Ho perso. È stata una grande partita, ma mi dispiace. Ah, ho voluto giocare. Vieni qua. Hai provato? Avevo capito quando... Che è successo qualcosa, ma vieni qua. Dai, ecco. Ma noi siamo buoni, nonostante tutto, abbiamo un premio di consolazione. Ah, ecco, e oggi... a consegnarcelo, e abbiamo una grande ospite, viene da oltremare, signori e signori, ecco qua, avanti, un applauso, una musica orientale che la fa entrare, vedete piano piano, vedete dove sta andando, dove va, la telecamera dove va, dove vai, la telecamera venga qua, cosa fa, ecco. Deve allora, portare il suo. Deve portare il suo alla signora. Ecco. In omaggio. Grazie. Ecco qua. Bene. Grazie. Ecco qua. Bene. La nostra ospite, la presentiamo. Come si chiama? Aspetta un attimo. È giapponese, viene dal Giappone. È un... come si chiama? Katsu. Non ho parole. Via. Grazie Katsu, accompagni lei, la signora dove va? Signora, venga qua, non ruba niente a nessuno. Vada con il nostro con Katsu. Ecco qua. Vada con Katsu. Niente, seconda concorrente avanti, eccola qua. Io metto a posto. Tu metta a posto le pentole. Lei... un'altra bella signora. Che si chiama? Marta, da dove viene Marta? Pesaro. Da Pesaro, tutte da Pesaro. Signora, come fa da bella tua vita? Sono commerciante. Cosa commercia? Niente. Come niente? Non commercia? Al mare. Al mare, cioè come i souvenir vende? Sì. Dove li vende? A Pesaro. Dove? A Levante o a Ponente? Levante. Facciamo un po' di pubblicità, a Levante, quindi Levante. Verso sud. È una bisogna, allora vabbè, niente, allora abbiamo una commerciante, Marta. Allora c'ho l'occhio lungo, può darsi che potrebbe vincere. Hai faccia con le braccia lunghe. Ho finito, ci siamo. Allora giochiamo con Marta. Marta fa la commerciante, bene, di Pesaro, ha un negozio di souvenir. E ha una bellissima collana. Le vende nel suo negozio di souvenir. È stata scelta per la collana, è arrivata questa collana che si vedeva già dal porto, dovevamo arrivare la signora con la collana. Allora cominciamo, giochiamo subito, sì. Non la tiriamo tanto lungo. Seduti e si parte. Vieni Marta, siediti, ecco. E allora, Marta, hai capito come funziona il gioco? Tu adesso dovrai fare girare adesso la nostra slot machine. Dai, via. 2, 3, vai con la slot machine. Vediamo cosa uscirà. La moretta! Allora lei deve scegliere dove sarà la moretta. Si concentri bene. A Rimini. Dov'è Rimini? È qua, è finito qua. Allora iniziamo, eh? Lo so, ma però è tutto un buoni. Abbiamo in studio tutte le varie concorrenti che danno suggerimenti. Silenzio tutti quanti, che si deve concentrare perché sennò si può sbagliare. Marta, perché sto gioco ci vuole il cervello. Ci vuole il cervello. È molto impegnativo. Non ti fare distrarre, concentrati. Abbiamo scelto Rimini adesso, Marta. Sì. Dimmi dove non è la moretta. A Senigallia. Non è a Senigallia. Non c'è la moretta. Secondo Marta. Che vende souvenir in spiaggia di Levante a Pesaro. Ecco, ma noi infatti abbiamo trovato subito il risotto! Che prima abbiamo fatto fatica a trovarlo, l'abbiamo trovato subito! Bravissima! Bene. Marta è stata bravissima! Avanti, Marta. Eliminiamone un'altra. Dove andiamo? Un'altra... Cattolica fanno tra i vini? Facciamo cattolica. Cattolica, sei sicura? Cattolica. Così ha deciso. Sei sicura? Sì. Sicura? Ha detto. L'hai detto. Aspetta un attimo, sento un rumore. Sento il rumore! Signora, guardi, faccia guardare di là la signora. Allora Marta, guarda mamma mia, che sennò faccia frega, guardare di là la signora. Evidentemente era la moretta. A posto, un attimo che togliamo la nebbia. Ecco qua, ritorna finalmente davanti alla telecamera. Per favorire la nebbia. Marta. Okay. Allora, Marta. Quindi a questo punto conviene che insisti con Cattolica, già da essa. Che dici allora che facciamo?
Cosa facciamo? Ah, non lo so, tu hai decidere tu. Io non voglio sapere niente. Allora, dici un po'. Senigallia. Senigallia. Senigallia, il primo. No, il primo. Senigallia abbiamo già scelto. Già eliminato. Quello non c'è più da prima. Cattolica, Final Drive, cosa scegliamo? Way. Cosa vogliamo drive. Scegliere? Drive. Attenzione che apriamo. Apri il drive. E uno, e due. E va bene che c'è il fritto. E allora, sei ancora in gioco. È arrivata la nebbia e ti ha salvato, probabilmente. La nebbia ti ha salvato. Adesso dove l'ha messa? Io non ho visto. Non lo so. Che dici? Ma io farei... Il verde. Attenzione. È un momento difficile. Ma ci sono le crocchette! Benissimo. E adesso, concentrati bene. Io. Silenzio, qui c'è l'amica. Abbiamo gli esperti di qua che suggeriscono. Marta andrebbe verso Cattolica. Andrei verso Cattolica. Cattolica è uno. Signora Cattolica 2, sono tutte le amiche qua, sono milioni di persone che suggeriscono. Cattolica 3, Cattolica ci sono i sardoncini! E adesso? Adesso. Il momento è topico. O Rimini, o Rimini, adesso, ha vendetto la Moretta. Fano. La Moretta. E quindi? Abbiamo e tutti. Quindi farei un cambio. Come un cambio? È concesso, ha vendetto concesso. Vuole il cambio? Vuole il cambio. Aspetti che è arrivata una telefonata. Ah, da chi è? No. Ancora. È arrivata una telefonata proprio adesso, momento del cambio. No. Pronto? Buonasera. Sono Terenzio Pagnini, organizzatore di eventi spettacolari di Pesaro. Ah, è di Pesaro, signor Pagnini. Gioco di Raucini. Lo vediamo anche nello schermo, vedendo. Allora, devo fare... più di una proposta, una è per il concorrente al quale propongo, se vuole finire di giocare qui, due bei sughi del pesce azzurro. Ci pensi? La seconda è per la signora Rosa. Signora Rosa, ma c'ha una testina bellina quest'anno, ma da che parrucchiere va? Volevo cambiare un po' la mia pettinatura, ma la sua è stupenda. Ma da chi va? Arrivederci Pagnini. Allora, la sua amica ha vinto un sugo. Attenzione, lei potrebbe vincere due sughi. Ah, ha offerto due sughi, Pagnini. Due sughi, io non lo so, lascio scegliere lei. Vogliamo fare questo cambio? Cambio. Cambiamo sicuri? Marta cambia. E allora ci accingiamo a cambiare. Allora mettiamo questa qua. E qual è la sua? Prendiamo Fano. Sperando di trovarci la Moretta. E mettiamo Rimini. Ecco qua. Katsu, vieni un attimo, Katsu. Teniamo Katsu, per favore, tieni un attimo Rimini, Katsu. Apposta. Katsu tiene Rimini. Allora. Al 3. Apriamo in contemporanea, mettiamo la tele, il coperchio verso la telecamera e vediamo chi ha vinto. 1. 2. Se ha vinto Katsu. O ha vinto Marta. Avrà vinto Marta o Katsu? Vediamo un attimo. 1 e 2. Veia! Ha vinto Marta! Grazie. Ale, convinci Marta. Vieni Marta. Hai vinto Marta. È stata una fatica tremenda, Guarda pure là. Convinci. Ma ha vinto una passeggiata con Katsu. Ma molto di più. Convinci. Ha vinto due buoni pasto per il pesce azzurro. Avanti Katsu. Avanti. Avanti, vieni. Dove va? Cazzo, ma dove va? Ecco. Cazzo, consegna. Ai buoni. Ecco, un po' più in là tutti quanti, andate un po' più in là, ecco così. Consegnati buoni. Adesso chiamiamo... La terza concorrente. Ringraziamo Marta. Ciao, porta Marta di là dalla tua amica Sonia. Ecco, avanti. Terza concorrente. Un applauso alla terza concorrente. Eccola. C'è gente che aspettava da ore che venisse una la signora. Una bella bionda abbiamo adesso.
Chi è lei? Come si chiama? Tiziana. 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 È amica delle altre due, sarà di Pesaro. Ecco, è di Pesaro. Abbiamo... Perché qui vengono tutti in compagnia a mangiare. Giustamente, quindi venite e giocate tutti insieme. Ecco. Allora, Tiziana, vuoi fare, qualche domanda? Partiamo subito. No. Non vuole domande. Non vuole domande. Vuole essere riservata la Tiziana. Molto riservata. Non vuol dire che lavoro fa, niente. È pensionata. È pensionata. Allora, mettetevi a sedere, io metto a posto le pentole. È felicemente pensionata. Ecco qua. No, prego. Nel trono ci va il concorrente. Ecco qua. Allora, aspetti un attimo. È pensionata, e giustamente. Ecco, via. Ci siamo quasi, signora, un attimo. Ma chieda cosa, che lavoro faceva prima, si può chiedere o è vietato? Non lo vuol dire. Non lo vuol dire. Ecco. Ha avuto un negozio, a posto. Di cosa? Ha avuto un negozio. Di porte. Le famose porte Tiziana. Tiziana Porte. Allora, silenzio. Signore, qui sono le amiche che fanno un casino dalla miseria. Allora. Signore, via. Silenzio. Dobbiamo girare la slot machine. Andiamo con la slot machine. 1, 2, 3, vai. Ecco che gira. Chissà cosa uscirà. Che cosa uscirà? Il pesce azzurro. Il pesce azzurro. Quando esce il pesce azzurro, Tiziana, hai vinto. Un applauso, Tiziana. Fai un giro, un giro su te stesso, ecco qua. Pronto, Tiziana, ha vinto! Allora, Tiziana vince, puoi scegliere tra certo. Una confezione con una bottiglia di Moretti e bicchierini, oppure una confezione con 6 sughi pronti. Oppure una cena con cazzo. No, a me è la Moretta. Vuole la Moretta, Tiziana, ha detto. Una Moretta! Cazzu, vieni con la Moretta! Avanti, Cazzu! Ecco la musica che ci accompagna, il grande Cazzu! Dall'Oriente! Bella. Dove vai? Cazzu sempre... Ecco, ha capito che dalla può fare... Moretta alla signora Tiziana! Signore, buone! Bello sto premio! Ecco qua, e quindi... Richiamiamo tutte e due le concorrenti! Avanti! Un applauso ancora! La puntata è in conclusione, venite qua! Che c'è il gioco finale adesso! E allora? Allora, il gioco finale ci siamo tutti? Ci siamo tutti. Un po' più là, signora Rosa, stanno facendo. Allora, a turno, ecco, le concorrenti qua devono cercare di indovinare il peso complessivo mio, di Daniele, okay, e degli altri due conduttori della trasmissione, che sono Jeffrey e Giovanni. Ecco. In totale, quanto pesiamo? Allora, iniziamo con Tiziana. Vediamo un po'. Vai, Tiziana, quanto potremmo pesare? Quanto, siamo in 4. Siamo in 4, uno è alto come me e un altro è alto più o meno così, come la Marta. Allora... Com'è? Qua detto? Quanto hai detto in totale? Quanto pesiamo? Dai, basta, Tiziana! No, incomincia da lui. Cominciamo da Sonia. Allora. Da Sonia, quanto pesiamo? 2,85. No, di un più. Po' di più. Marta. Un po' di più? Sì. 3,20. Ancora più. Un po' di più. 3,50. No! Ahimè! No! E allora? Però, Potevate vincere 2 biglietti per il prossimo spettacolo del San Costanzo Show. E invece verranno e pagheranno. E allora noi nel frattempo è ora di cena, sono le 8, io comincio ad avere una grande dov'è cena. Dov'è l'Antonella? Antonella! Eccola poco. Qui! Grazie. Le signore hanno mangiato, avete già mangiato. È il momento di certo, mangiare noi. Oggi grazie, c'è il fritto. Antonella. Ciao a tutti! Grazie, allora, alla prossima puntata di Pesce Azzurro Quiz Show. Vi salutano tutte Marta, Sonia e Tiziana. Pesce Azzurro Drive Medica. Sì, buongiorno. Vorrei 18 pasti da sporto, grazie. Una Marianne. Signora, ma chi c'ha a pranzo? Una squadra di calcio? No, sono in 4. 4, sì. Ho sbagliato. Gliela avanza tu. I mangiarò prima di gialette. Pesce Azzurro Drive, fatti guidare dal gusto.